Festival del gol nella prima giornata del campionato di Serie D, girone F tra Pineto e Termoli. Finisce 4-3 per i biancazzurri, che iniziano bene il loro 60° anno di attività. Calcio d'inizio per i padroni di casa. Il match comincia con azioni pimpanti da ambedue le parti, con il Pineto che prova a fare la voce grossa, il Termoli che senza paura gioca a testa alta. La gara si sblocca subito. Gurini, su azione insistita della linea verde abruzzese, penetra in area, pallone preciso in buca d'angolo e vantaggio locale. Il Pineto Calcio spinge sulle ali dell'entusiasmo. Giambè penetra in area e viene atterrato da Cigliano per Gavini di Aprilia e calcio di rigore dal dischetto. Allegretti, freddo, non sbaglia. I giallorossi non ci stanno. Prima Romano dal limite impegna Mercorelli che disinnesca in corner. Successivamente dalla bandierina, prima annunziata con un cross arcigno, costringe l'estremo locale a concedere il terzo angolo consecutivo agli ospiti. E infine capitano Romano spara alto, monologo biancazzurro. Alla mezz'ora Allegretti calza i vesti di assist man e pesca all'osicco strepitoso Mora a negare un 3-0 già fatto. Poco male per i teramani, a due dal termine Giambè graffigna un pallone sanguinoso sulla tre quarti e a tu per tu con Mora non ha problemi a siglare il terzo gol del match. Nella ripresa la partita vede subito un acuto carnevale, incorna sul secondo palo e accorcia le distanze per i molisani. La truppa di mister Amaro Rapace rimette un gap di sicurezza tra sé e il Termoli. Allegretti di forza arriva nel cuore dell'area avversaria e batte per la seconda volta Mora. Non mancano le emozioni allo stadio Mariani Pavone. Carnicelli riesce a trovare un varco nella finora attenta difesa abruzzese e sigla il 4-2. Il Termoli ci crede e riesce ad arrivare al gol del 4-3. Nuovamente su cross, Filogamo sale in cielo e scaraventa in porta la rete del 4-3. Dopo un finale infuocato, il Pineto riesce ad avere la meglio su un coriaceo Termoli. Nel prossimo turno, trasferta in quel di Fano per i biancazzurri. Una buona prova, ci sono stati comunque degli errori da registrare, perché come diceva prima il tuo collega, comunque una squadra che è stata quasi rivoluzionata rispetto allo scorso anno, quindi ci vuole anche un po' di tempo, ci può stare qualche errore tecnico in costruzione come c'è stato e come ci hanno poi purtroppo castigato soprattutto sul 3-0, un errore in impostazione del difensore, un incidente di percorso ci può stare, ciò non toglie comunque la grande fiducia che ho nei miei giocatori. E tutto sommato però sì, sono contento per la prestazione, purtroppo un po' meno per il risultato, nel calcio si sa, conta soprattutto il risultato. Mi auguro che attraverso queste prestazioni poi riusciremo a cogliere qualche punto. Considerando tutte le problematiche, a me oggi interessava la vittoria, visto anche la tradizione nel primo turno di campionato, era importante partire con una vittoria. Abbiamo fatto soffrendo e prendiamoci questa vittoria sapendo che dobbiamo soltanto lavorare, sperando di recuperare la condizione di qualche giocatore importante, perché voi non sapete, magari tra i giocatori che erano in campo, Lusico e Foglia, si sono allenati con noi solo stando sabato mattina. Altri che sono entrati, senza fare nome, so io in che condizione sono per diverse problematiche. Abbiamo 3 squalificati, quindi quando sono organico manca 8-9 giocatori, e un po' fai fatica anche con le sostituzioni. Ho cercato di gestire l'organico un po' per mantenere una freschezza atletica, però poi il Termoli ha giocato bene la palla e ci ha messo in difficoltà.